sempre music. Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione di Sport Today che parte dal calcio. In particolare guardiamo, si scaldano i motori verso la Lega Pro per quanto riguarda la prossima stagione per l'Ancona. Lori, Barillaro, Pizzi, l'Ancona ricomincia da qui guardando avanti, ma facciamo il punto con Andrea Fiat. Ci sono un portiere, un terzino e un attaccante. Non è l'inizio di una barzelletta né un casting, è l'elenco degli unici tre giocatori che per ora sono di proprietà dell'Ancona. Gian Claudio Lori, Aurelio Barillaro e William Pizzi. Sandro Marcaccio vuole ripartire da loro, da tre ragazzi che hanno fatto molto bene nella cavalcata biancorossa verso la promozione e sui quali evidentemente vale la pena di scommettere anche in Lega Pro. Ognuno di loro va contrattualizzato per garantire il cambio di status da dilettante a professionista, ma Lori, Barillaro e Pizzi sono pronti a continuare in bianco-rosso. Il nuovo progetto Ancona dell'anno prossimo partirà da noi tre, noi giovani, è una bella cosa sia per me che vabbè, penso che per gli altri due ragazzi, quindi vuol dire che abbiamo fatto bene quest'anno, no, non solo noi, però visto che riparte da noi, che magari puntano anche l'anno prossimo a ricostruire la squadra in modo che noi possiamo integrarci bene e poter dire la no, non solo sotto il mio aspetto ma anche sotto l'aspetto di altri due ragazzi. Sono contento, è sempre una grossa riconferma, c'ho 20 anni, c'ho già una possibilità di il prossimo anno di restare all'Ancona in C1, quindi è una grossa cosa, diciamo. E gli altri? Marcaccio vorrebbe tenersi anche Di Dio, Bambozzi e Gelonese. Dalla settimana prossima il DS comincerà a incontrare tutti i giocatori della vecchia rosa e allora si cominceranno a capire le intenzioni dell'Ancona, che intanto costruisce su tre mattoncini, Lori, Barillaro e Pizzi. Entrano nel vivo gli Youth Games, i giochi della gioventù della macro regione. Oggi la cerimonia, domani le gare. Vediamo. Scienza e sport, un bel gioco di squadra. Questo il titolo della lezione che ha visto. Finalmente si comincia e sarà una scia colorata ad aprire la prima edizione degli Youth Games. 6 mesi di lungo lavoro per la macchina organizzativa e ora i giochi della gioventù sono realtà. Ancona diventa la capitale sportiva della macroregione adriatico-ionica, accogliendo giovani da 7 nazioni oltre l'Italia. Serbia, Albania, Montenegro, Grecia, Croazia, Slovenia e Bosnia. 12 saranno le discipline: calcio, pallamano, basket, tennis, atletica, vela, scherma, tiro con l'arco, taekwondo, ginnastica, volley e pallanuoto, che coinvolgeranno circa 1000 persone in totale tra i 700 atleti e gli accompagnatori e gli allenatori. Nel pomeriggio di oggi la cerimonia di apertura di questa mini Olimpiadi, con partenza da Piazza Cavour alle 17.30 fino alla zona del porto, tra l'arco Clementino e l'arco di Traiano, alla fine di un percorso che attraverserà l'intera città. Intensa sarà la giornata di domani, sabato 7 giugno, con le fasi eliminatorie dei diversi sport. Apriranno le competizioni alle 9, calcio, tiro con l'arco, pallamano, pallanuoto, taekwondo, tennis, atletica, pallavolo e basket. In pratica si gareggerà dovunque, dall'Italico Conti, delle Palombare, al Palasport di Camerano. Dai centri tennis di Petralacroce e del Viale della Vittoria, al Pala Brasili di Colle Marino. Inoltre nella tarda mattinata alle ore 11 ci sarà la regata all'interno del porto turistico di Marina Dorica. Nel pomeriggio chiuderà la giornata la ginnastica a partire dalle ore 16 al Pala Rossini. A chiudere la manifestazione domenica 8 la finale del calcio che si disputerà allo Stadio Dorico alle ore 16 e la successiva cerimonia di saluto con tutte le delegazioni partecipanti. Il calendario completo delle gare e del programma è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione. Per quanto riguarda invece in casa Lube, l'allenatore campione d'Italia della Lube Volley Alberto Giuliani, e Stefano Recine, direttore sportivo, ieri mattina hanno partecipato a San Severino ad un convegno promosso da Unicam per parlare di scienza e sport. Vediamo. Scienza e sport, un bel gioco di squadra.
Questo il titolo della lezione che ha visto protagonisti in cattedra Alberto Giuliani e Stefano Recine e che rientra nelle attività che Unicam organizza nell'ambito della consulta permanente per lo sviluppo, fortemente voluta con l'obiettivo di individuare le strategie più opportune per favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico del nostro territorio. Stiamo, come dire, confrontandoci post esperienza su dei grandi valori che inizialmente basati sull'amicizia e sulla stima reciproca, poi in un rapporto di collaborazione che si è trasformato in partecipazione non solo tecnico-scientifica con parte della Luba ma anche sportiva, in campo e fuori dal campo, lo stemma Unicam sulle magliette dei nostri super campioni ovviamente ci ha sempre molto gratificato. Nell'evoluzione del nostro sport, appunto, la scienza ha contribuito tanto sotto tutti gli aspetti, a partire da quello alimentare, dell'integrazione e anche, perché no, delle rilevazioni, quindi statistiche, antropometriche e così via. Quindi un intervento importante della scienza e lo sport molto volentieri, per innalzare le proprie prestazioni e i propri obiettivi, ricorre a questi studi. L'importanza della scienza nello sport, come ha sottolineato Giuliani, con la sua esperienza di allenatore H24, ha cambiato lo stile di vita degli sportivi, soprattutto tra i professionisti e soprattutto nell'alimentazione. Il fabbisogno di un atleta professionista non può essere come quello di una persona normale. È altrettanto chiaro che gli atleti non potrebbero mangiare montagne di alimenti per soddisfare il fabbisogno energetico, e quindi l'integrazione diventa importante per sopperire, appunto, per aiutare l'alimentazione di base, che deve restare equilibrata. Con questo servizio chiudiamo questa edizione di Sport Today. A voi come sempre grazie di averci seguito. Arrivederci alle prossime edizioni. Buona musica e notizie.